Piove, c'è la nebbia, il tempo è anche particolarmente rigido, ma siamo al paese del Natale, Sant'Agata Feltre. Anche quest'anno viene riproposta questa straordinaria iniziativa, forse tra un po' arriverà anche la neve, speriamo, Presidente. Intanto però parliamo di questa iniziativa. Noi siamo contornati qua davanti al teatro, splendido teatro Angelo Mariani, dai Re Magi. Il clima è tutto natalizio. Certo, il clima è tutto natalizio per la 16ª edizione del Paese del Natale. La giornata è invernale, ma il clima è piacevole, non è particolarmente freddo, quindi tutti i visitatori possono trascorrere una bellissima giornata all'insegna proprio della magia del Natale. Durante la manifestazione sono presenti i gruppi itineranti, una large street band di Natale bellissima, gli zampognari per tornare alle antiche tradizioni, il presepe vivente di oltre 50 figuranti disposto sulla gradinata Rocca Fregoso. Ma oltre a questo tutti i visitatori potranno ammirare le bellissime proposte dei nostri stendisti, ben 180 stendisti disposti nelle vie e nelle piazze del nostro paese. Quest'anno un'attenzione particolare rivolta ai bambini, una vera e propria piazza dei bambini con la casa di Babbo Natale, dove Babbo Natale riceve tutti i bambini insieme al suo segretario particolare per consegnare le letterine, ma soprattutto le renne vere, un elemento unico, le slitte, gli elfi e il laboratorio di Babbo Natale, la novità proprio di quest'anno, dove tutti i bambini possono gustare la cioccolata di Natalina, le stelline di Natale, ammirare un cioccolataio al lavoro che ogni domenica realizzerà una scultura di cioccolato e chi se ne fosse dimenticato anche scrivere la letterina. Ogni giornata della manifestazione è anche l'occasione per ammirare i nostri bellissimi monumenti, il Teatro Angelo Mariani, il Convento di San Girolamo e la chiesa vicino a Rocca Fregoso, dove sono allestiti bellissimi diorami e presepi. La gastronomia ha uno spazio importante in questa manifestazione, la riproposta dei piatti dell'Avvento che si possono gustare nei ristoranti, nelle trattorie del paese e dei dintorni, e anche all'interno di un grandissimo stand riscaldato che per l'occasione naturalmente si chiama La Mangiatoia, con i ristoranti Il Bue e l'Asinello. Presidente, intanto un buon paese del Natale, però poi noi siamo contornati a queste straordinarie, io cerco di non allontanarmi troppo perché poi non arriva la camera, queste straordinarie figure che sono i tre Re Magi, una presentazione insomma credo sia doverosa. Allora, alla mia destra Gasparri che porta la mirra. Ok, poi qui abbiamo l'oro, assolutamente Melchiorre, e qui abbiamo invece l'incenso. Oscar, insomma questi sono tre dei personaggi. Poi tra l'altro adesso continuiamo a girare, Presidente, perché vogliamo andare a scoprire anche Babbo Natale, perché c'è anche Babbo Natale, vero? Il bellissimo presepe di Morrovalle, che già da alcuni anni ci viene a far visita qui a Sant'Agata Feltre ed è allestito sulla gradinata di Rocca Fregoso. Insomma, ci facciamo un bel giro adesso, rimanete con noi perché vi mostriamo davvero tante cose carine che anche quest'anno il paese del Natale qua a Sant'Agata Feltre è riuscito a mettere in piedi, tra poco per le vie del paese. Approfitto di questo momento particolare oggi qua a Sant'Agata Feltre, ho preso l'ombrello perché sta piovendo purtroppo, ma abbiamo incrociato i lapponi, le renne e i lapponi, i sami sono allevatori di renne e questi sono originali della Lapponia svedese. Sono straordinari, possiamo parlare di questi due esempi? Io insomma è la prima volta che ce li ho di fianco. Questa è mamma e figlia, Stella e Polar, ma sono giunti in Italia non stamattina, un po' tempo fa.
E qua come si trovano? Hanno trovato il clima ideale a Sant'Agata oppure sentono caldo? Il caldo è che uccide le renne, assolutamente. Qui stanno bene, sono di casa a Sant'Agata Feltria. Peccato che non possiamo intervistarli, comunque io credo che si siano assolutamente ambientati. Questo qua è tranquillissimo, l'occhio è buono. Ah, arriva Babbo Natale, beh, per po'. Arriva Babbo Natale. Buongiorno! Buongiorno a tutti e ben arrivati a Sant'Agata. Beh, intanto posso chiederle oggi che giornata è qua per Sant'Agata? Ma oggi è una giornata magnifica per loro, per noi un po' meno, ma i bambini per venirmi a trovare fanno di tutto, anche se il tempo è un po' clemente, però va bene. Ho visto una bella fila là alla casa di Babbo Natale, cosa le chiedono? Ma tutti i giochi, le Barbie, le Wii e tante cose, anche cellulari, anche in periodo un po' un pochino meno buono, però i cellulari arrivano. Ho sentito qualche letterino, anzi o meglio ho sbirciato qualche letterino, ho sentito che qualche bambino ha chiesto anche tanta pace, tanta serenità, sì, per un mondo nel quale purtroppo qualche problema c'è. Purtroppo la crisi si sente anche per loro e anche per i bambini e comprendono tante cose e molti bambini appunto sono veramente in gamba nel chiedere la pace e la tranquillità. Vogliamo fare un augurio di buon Natale a tutti, un augurio per un 2013 sereno, certo, da Babbo Natale. Certo, tantissimi auguri a tutti di un felice Natale che sia soprattutto sereno, con molta tranquillità all'interno di tutte le famiglie. Mm-hmm.